diciamo che anche quest'anno siamo riusciti a inaugurare questa mostra associata a Sette Libri per Sette Sere che abbiamo intitolato Arte per Sette Sere. Non è una cosa da poco perché è un punto di ritrovo di tutti gli artisti della zona, quindi è una vetrina che mette in evidenza le eccellenze locali. Tu sei una di queste, e non mi vergogno a dirlo, ed inizi tu questa sera ad esporre. Poi a seguire ogni sera ce ne sarà un autore diverso, il che arricchisce. Iniziamo alle 18 ad esporre fino alle 20 e poi alle 21:30 iniziamo con 7 libri per 7 sere. Contento, Dani? Sì, grazie. Allora, io certamente devo ringraziare l'organizzazione che capillarmente ogni anno si dedica e quindi sono abbastanza amici che si dedicano sia all'arte che poi danno una mano. E questa è una questione proletaria che io apprezzo benissimo. Poi quest'anno ci sarà anche Enzo Romeo che inaugurerà alle 9:30, penso che sarà presente. E in questi giorni c'è stato anche altro, sono stato che c'è stata una bella manifestazione fatta da Martino Recupero e Paolo Pracomeli, dove c'era un pubblico bellissimo, quindi si muove qualcosa a Speriamo, Sudermo. speriamo. Oltre i problemi, abbiamo dei problemi seri, però c'è la cultura che si sta muovendo e il periodo è buono, sì. E adesso andiamo Andiamo a e vedere ti le tue spiego un po' opere. i quadri e dove sono stati fatti. Quest'anno mi sono, diciamo, proposto di Cominciamo. dipingere sul posto. E sono stato, queste sono delle barche, giustamente una marina che io faccio spesso e che ho ritenuto che sia una delle più belle, perciò ho portato. Sotto abbiamo la casa di Paolo Pracomeli. Cioè io ho dipinto a Siderno Superiore e ho promesso che quest'anno avrei fatto i dipinti dal vero, cioè Ecco. sotto il sole e via di seguito, a Siderno Superiore. Quindi qui abbiamo Quindi Paolo Pracomeni, che quel giorno era presente là, quindi la sua, questa è di Martino Recupero, la villa sì. praticamente. Poi questo è Martino Recupero, che sono stato da lui una settimana come da Paolo Pracomeni. Allora ho voluto dipingere Siderno Superiore. Questo è Martino Recupero. Qui abbiamo una mia nipote che io nella sanguigna mi sono perfezionata, quindi è una cosa che mi piace di più fare, i ritratti a sanguigna. Questa invece è un'opera tradizionale, no? Per ricordare i nostri tempi, cioè quelli dei nostri genitori, che non si perderanno mai dentro di noi. E questo è un quadro che ho realizzato 3 giorni fa sul lungomare di Siderno, che mi è stato imposto un tema e quindi saranno realizzate poi sul muro del campetto dei bambini, dei Sì, giochi, il parco giochi, il parco giochi. nel parco giochi di Siderno. Quindi ho partecipato al concorso. Questo è anche fuori a Siderno Superiore, quel giorno Martino non mi ha aperto, allora mi sono fermato lì, avevo i cavalletti e ho fatto un dipinto dell'esterno, dove c'è Ha voluto punire, Martino Recupero. però tu hai ottimizzato il Però tempo. anche, scusa, quello? Quello è fatto da Paolo Pracomeni. Nei 6 giorni che sono stato lì ho fatto 4 quadri a Paolo e 4 a Martino Ci sono Recupero. a casa di Paolo. Sì, a Paolo davanti a No, lui, vedete, faccio da infatti. Paolo, fatto Sì. a E casa di Paolo. questo è Enzo Romeglio, l'ho fatto un po' di anni fa, Forse adesso è un po' più vecchio. nel 2003, sì. Beh, insomma, Però lui si questa, mantiene. io l'ho un po' punto sul fatto della maglietta, no? Lui me l'ha Ah, fatto rossa, forse lui non ha amato questo vabbè. quadro, magari gliela dovrò Questa togliere. bambina lì. È un quadro di mio figlio fatto negli anni, avevo un seggiolone vecchio, e allora ho cercato, è nel Quindi 77. diciamo che stai Non mi spaziando. sono privato di questo Però quadro, ci stai questo lo spaziando ricordo. in vari Sì, ambiti, no? Facciamo qualcosa questo, di altro. così andiamo sempre, poi Sì, facciamo la questo è fine. sempre da Paolo Pracomeni, qua gli è piaciuto, me lo ha già, come si dice, Prenotato. prenotato.
Questa qui è sempre, sempre lì. da Paolo Fragomeni. Sempre Paolo Fragomeni. E guarda caso poi è venuta sola la villetta di Totò Sgabellone, la casa vecchia dei suoi genitori. No, era... E io non sapevo. Però L'ho tu scoperto dopo. come vedo ti piace la campagna. Sì, ma indovina quest'anno, dipendente dal vero, che fai? Deve fare la campagna. Quindi io sto valorizzando quegli angoli dei Siderno Marino e Siderno Superiore che forse non ci saranno più quando noi andremo là. Rischiamo, E quindi però sono documenti storici. andiamo avanti e vediamo se la sempre ambienti. cultura prende piede, Sì. chiaramente scopriremo che anche il territorio è un bene da condividere, quindi Questa è una salita, sì. non va Zona? depauperato. Questo è San Policarpio, l'inizio della zona che ho fatto qualche anno fa, e questo qua è da Martino Recupero. Di questi giorni, Sì, cioè in questi giorni maggio qua, giugno se mi sì. ricordo, no? Ancora la Sì, pittura è fresca. Sì. E finiamo con questo qui. Qui è un disegno che praticamente ho voluto adoperare questa volta invece del sanguigno, il rosso sacro proprio. Ho fatto un ritratto anche al presente operatore Ah, ecco. Francesco Martino. Mi è piaciuta quella tecnica, forse la manderò avanti in seguito, ma per il momento quest'anno ho deciso di dipingere dal vero. Benissimo. Diciamo che qui diciamo che siamo in attesa dei visitatori, Sì. sono i benvenuti, Già hanno cominciamo, iniziato. così Sì. comincia ad arrivare, Iniziato. invitiamo diciamo alle 9, 9:30 ci sarà l'inaugurazione ufficiale di tutta la rassegna, sia d'arte sia di libri, ci saranno, questo lo può dire Cosimo, diciamo velocemente cosa faremo quest'anno, dai, che Allora, la prima, faremo anche gli altri giorni, intervisteremo le persone, sì. quindi... Allora, è chiaro che tenere a mente tutto quello che viene fatto per 7 sere non è cosa immediata. Certo, ogni sera verrà proposto un titolo, sia come artista pittore, sia Faccio le riprese del come artista scrittore. Quindi ogni sera un titolo diverso per 7 sere. Stasera Iniziamo con Damocle, Damocle come come artista artista, e La Palma comandè e la Palma Comandè come invece artista scrittore. con la Matriarca. Ma esattamente, proprio così. Vi aspettiamo. Grazie Cosimo, Grazie a tutti, grazie. arrivederci alla prossima. Alle 9:30. Stasera andremo anche in diretta, quindi stasera trasmetteremo, per chi non può essere presente, vedremo di andare su Facebook come stiamo facendo adesso. Alba Associazione Amici del Libro e della Biblioteca, si direbbe.